Verga in particolare della prefazione ai malavoglia, perché ovviamente è un'ottima introduzione non solo ai malavoglia, ma più in generale al ciclo dei venti e all'autore stesso, quelli che sono i concetti fondamentali. In particolare partirei definendo il concetto di progresso. Verga parla nella prefazione ai malavoglia di fiumano del progresso e non in senso positivo, ma in senso negativo. La fiumana è qualcosa di forte, di travolgente, di inarrestabile, che in questo caso investe pienamente la famiglia Malavoglia e in genere l'umanità intera, trascinandola in una direzione che ancora a Verga non era certa. Si parla poi anche di pessimismo, ma anche di stile verista, perché non si concentra solo sui contenuti l'autore, ma anche sulla forma e dice proprio ad un certo punto, è alla mia riga 26, la forma è così inerente al soggetto quanto ogni parte del soggetto stesso è necessaria alla spiegazione dell'argomento generale. Quindi la forma inerente al soggetto nel contesto del verismo fa sì che la storia si sviluppi da sé, utilizzando quell'espediente retorico dell'impersonalità, espediente stilistico, ecco, dell'impersonalità e della regressione del narratore e quindi quegli aspetti caratteristici del verismo attraverso i quali il narratore non solo fa un passo indietro, non fa percepire la propria presenza, non è più il narratore onnisciente, autodiegetico che era lo stesso Manzoni nei Promessi Sposi, ad esempio, ma è un narratore che resta celato dietro le quinte della storia e addirittura c'è la tecnica dello straniamento che permette di creare un punto di vista distorto alle orecchie, agli occhi di un lettore attento, non passa di certo inosservata, per esempio, la prima frase della novella Rosso Malpelo. No, Rosso Malpelo era un ragazzo cattivo ed era un ragazzo cattivo perché aveva i capelli rossi. Ma potrebbe mai pensarlo una persona assennata? Ecco che attraverso la tecnica della regressione, dell'impersonalità, il narratore tace, lascia la parola in quel caso ai compaesani, a quella voce popolare che parla ed esprime giudizi. Non è il punto di vista del narratore, che si cela invece dietro la sua storia. Un'altra parola fondamentale poi per quello che riguarda la prefazione ai malavoglia è il darwinismo, quindi l'idea della lotta per la sopravvivenza, l'idea della sopravvivenza del più forte, l'idea che i deboli, i vinti, siano destinati a soccombere. E non è un caso che i malavoglia diano avvio proprio a quello che si chiama ciclo dei vinti, che resterà incompiuto, ma che appunto nelle intenzioni dell'autore voleva rappresentare in modo mimetico tutte le varie classi sociali. Noi sappiamo ad esempio che il secondo gradino sarà quello di Mastro Don Gesualdo, il tutto condito, abbiamo detto, con il pessimismo verghiano che caratterizza fortemente il destino di questi personaggi, i Malavoglia. Mastro Don Gesualdo, ma potremmo andare avanti con la duchessa di Leyra. Sono vinti, vinti dalla vita, vinti dalla storia. La loro storia sarà appunto una storia rispetto alla quale il narratore non fa trapelare la tristezza, ma noi la cogliamo, no? Drammaticamente, per esempio in Mastro Don Gesualdo, quando lui si ritrova in punto di morte senza neanche un affetto, perché? Perché capisce solo allora che nella vita ha dato la precedenza alle cose, agli elementi, ai valori o ai disvalori sbagliati, appunto. Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e svilupparsi nelle più umili condizioni le prime irrequietudini per il benessere. D'altra parte, Malavoglia è una storia di pescatori, un ceto sociale medio-basso, ecco, in quella che era acitrezza. La loro disfatta inizia quando iniziano loro stessi, sulla scia della fiumana del progresso, a dimenarsi, a dibattersi, a cercare altre soluzioni per il raggiungimento del successo, del benessere. E quale perturbazione debarrecare in una famigliuola vissuta sino allora relativamente felice la vaga bramosia dell'ignoto? Giusto, loro si danno al commercio pur non avendolo mai praticato, l'accorgersi che non si sta bene o che si potrebbe star meglio. Chi lo sa, nei fatti poi effettivamente
non sarà così. Ecco allora che alla riga 5 viene nominata questa fiumana del progresso, che qui, mentre Verga racconta degli umili malavoglia, è solo ai propri inizi, nelle proposizioni più modeste e materiali. Poi detta appunto tutta la trafila che sarà quella del ciclo dei venti, passando per i Malavoglia, Mastro Don Gesualdo e nelle sue intenzioni irrisolte e incompiute, la duchessa di Leyra, l'onorevole Scipioni e poi l'uomo di lusso. Interessante anche il paragrafo successivo, cioè lui dice alla mia riga 24 perché la riproduzione artistica di cotesti quadri sia esatta, quindi perché si possa riprodurre la realtà così com'è, bisogna seguire scrupolosamente le norme di questa analisi. Quindi rispettare i dettami del verismo, essere sinceri per dimostrare la verità, già che la forma è così inerente al soggetto, come prima vi leggevo, che appunto la forma deve rispecchiare il contenuto dell'opera, ciò di cui si sta parlando, e vi sta parlando da un punto di vista scentrato, come dire, da lontano, guardandola nel suo insieme, in quei meccanismi che appartengono appunto ad un'ottica materialistica. La vita come un succedersi di accadimenti, ciascuno con le proprie cause e le proprie conseguenze. E qui il pessimismo di Verga, ancora una volta, alla riga 30, quali sembrano essere i meccanismi che azionano la macchina della vita e dell'esistenza, le irrequietudini, le avidità, l'egoismo, tutte le passioni, tutti i vizi che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano l'immane lavoro, tutte le condizioni dal cui attrito sviluppasi la luce della verità. Molto interessanti altre frasi, per esempio alla riga 39 Verga dice che è l'osservatore che deve riportare la storia dei vinti senza comprometterla, senza inserirvi il proprio punto di vista. Sono vinti e ovviamente quindi l'impersonalità del narratore che osserva la riga 53 questo spettacolo non ha diritto di giudicarlo, cioè deve riportarlo senza passioni, senza esprimere il proprio punto di vista.